Ciao a tutti, sono Barbie Xanx e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di un film chiacchieratissimo che aspettavo. Sto parlando di Revenge, che sarà nei cinema dal 6 settembre. Più che una recensione, ho deciso di farvi un video sui perché questo film è così acclamato, perché è innovativo rispetto agli altri film di questo genere, cos'ha di nuovo Revenge e soprattutto la sua protagonista Jen. Prima di tutto parliamo un po' della trama. Revenge vede come protagonista Jen, interpretata da Matilda Ingrid Lutz. Lei è una ragazza bellissima, sexy e estroversa, che viene invitata dal suo ricco amante Richard a passare un weekend lontano da tutti, in una lussuosa villa isolata, in cui lui si vedrà con alcuni suoi amici storici per una battuta di caccia. Il weekend però prenderà una brutta piega quando uno di questi amici stuprerà Jen, e Richard non solo non prenderà le sue parti, ma tenterà di sbarazzarsi di lei. E proprio quando questi tre uomini sono convinti di essersi sbarazzati di Jen, inizierà una caccia in cui Jen, da preda, diventerà predatrice. Come andrà a finire il film? Lo scoprirete al cinema, niente spoiler. Il film fa parte di un sottogenere dell'horror, ovvero il rape revenge movie, quei film basati su una protagonista che subisce uno stupro e poi si vendica. È uno dei tanti sottogeneri che ha un po' delle regole fisse, un po' come lo zombie movie, ci sono gli zombie, ecco. Tra i più famosi di rape revenge movie sicuramente conoscerete I Spit on Your Grave, ovvero Non violentate Jennifer. Quindi anche il nome della protagonista di Revenge, Jen, non è certo un caso. I rape revenge movie sono molto interessanti perché, se da una parte mostravano una figura femminile tosta, avevano ricevuto delle critiche per alcuni elementi non troppo emancipatori o che mandavano messaggi un po' inquietanti. E una delle cose innovative di Revenge è proprio che tenta di cancellare tutti quei momenti un po' problematici di questo genere di film. Proprio per questo la critica l'ha acclamato, l'ha trovato diverso e l'ha trovato molto emancipatorio. Revenge è il primo rape revenge movie scritto e diretto da una regista donna, ovvero di Coralie Fargeat. E non è una cosa da poco, perché questo film è privo proprio del male gaze. Che sarebbe? Sarebbe quello sguardo maschile che nei film precedenti dipingeva queste eroine letali più come dei giocattolini sexy che delle assassine sanguinarie. E qui vediamo Jen come una bellissima macchina da guerra. Uno dei punti centrali dei rape revenge movie sta proprio in una scena, quella dello stupro. Nei vecchi film di questo genere ogni tanto era un po' problematica, perché a volte la mostravano come qualcosa di sexy, ricercando il compiacimento dello spettatore oppure esasperando il delirio sadico. La regista mostra questa scena come spaventosa e viscida, rimanendo ovviamente forte, violenta e terribile pur non cadendo nello splatter. Però tranquilli, se volete scene splatter, tutto il resto del film vi accontenterà. Perché proprio le scene violente e anche quelle un po' ironiche saranno protagoniste della vendetta di Jen. Un altro dei grandi cambiamenti di Revenge, e forse il più grande, riguarda il corpo di Jen, la nostra protagonista, che non è rappresentato solamente come un oggetto sexy, ma come uno strumento di vendetta. Uno dei cambiamenti più grandi per quanto riguarda Revenge è in una scena. In genere, negli horror, essere svestite, spiate sotto la doccia, sono soprattutto le protagoniste femminili. Insomma, pensate a Psycho di Hitchcock. Qui c'è una scena di voyeurismo molto simile, ma legata a Richard, il personaggio maschile. Lui è il vero mostro del film. Lontano anni luce da faccia di cuoio, Richard è bello, ricco, palestrato. E la regia, anziché eroticizzare il corpo di Jen, eroticizza proprio il suo. È molto interessante perché il suo personaggio e anche la rappresentazione a me hanno ricordato molto il discorso fatto da un'altra regista che si è avvicinata all'horror. E sto parlando del film American Psycho e del protagonista Patrick Bateman. Anche lì vedevamo un protagonista maschile mostruoso ma vincente agli occhi della società, esattamente come Richard. Inoltre il film è un horror molto colorato, l'inizio è predominato dal rosa, dall'azzurro, dal giallo, ma il personaggio di Jen farà letteralmente un percorso tra i colori. All'inizio la vedremo vestita completamente di fucsia, in azzurro quando inizierà a ribellarsi e completamente di nero quando compirà la sua vendetta. Nel finale tutti questi colori scompariranno in un certo senso per lasciare il posto al nero di Jen, il bianco dell'appartamento di lusso immacolato e il rosso del sangue della vendetta. Revenge mi è piaciuto tantissimo e secondo me è la prova di come un nuovo punto di vista possa portare innovazione anche all'interno di un genere con delle regole ben precise. Il film è una caccia e Matilda Ingrid Lutz è bravissima. Revenge è un film innovativo, ma non dimentica di dare il tocco horror che state cercando e soprattutto ci aggiunge anche un pizzico di ironia. Spero vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me, fatemi sapere che cosa ne pensate quando andrete a vederlo, se lo stavate aspettando. Spero vi sia utile questo video per scoprire un po' di più sul film. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!